Il Pescara prova ad aggrapparsi alla Cabala per sperare. I precedenti contro il Lecce in terra abruzzese sono incoraggianti, coi biancazzurri sconfitti una volta sola in terza serie nel lontano 59. Per il resto 19 vittorie e 17 pareggi, sempre tante le sfide nelle decadi dal secondo dopoguerra e solo nell'ultimo decennio i precedenti si sono diradati. Dopo lo scontro nel gennaio 2007, campionato di Serie B e vittoria biancazzurra 2-1 con reti di Martini e Antonelli a ribaltare Tiribocchi, si è dovuto attendere il novembre 2018 per un nuovo match tra le due squadre all'Adriatico Cornacchia. Altra vittoria per il Delfino, 4-2, quei gol di Mancuso, Gravion e la doppietta decisiva di Del Sole nel finale. In gol per i salentini Palombi e l'attuale biancazzurro Andrea Tabanelli, che siglò il momentaneo 2-2 salentino. Se dipendesse dai precedenti si potrebbero dormire sonni tranquilli, purtroppo per il Pescara però la classifica dice che battere questo Lecce in ripresa sarà una sorta di impresa. Tra i salentini sta migliorando Stefano Pettinari, il grande ex capocannoniere della stagione bianca-azzurra 2017-2018 e che sta scalando posizioni dopo essere rientrato a sorpresa a Lecce a seguito della cancellazione del Trapani. Sul fronte Pescara, oltre Tabanelli, sono ex Memusciai e Drudi. Se Drudi è abbastanza certo di una maglia nel trio di difesa, Tabanelli si contende il posto di mezzala con Macin, mentre per Memusciai è difficile pensare ad una maglia da titolare, più probabile una panchina. Lecce che ha diversi giocatori esperti e di valore, ma anche alcuni prospetti promettenti, come il centrocampista danese Morten Hjulmand e quello svedese John Björkengren, compagno di nazionale dell'ex biancazzurro Ingelsson. Per quanto riguarda due giocatori che mi hanno parlato del campionato italiano sono Kruseski e Ingelsson, che appunto prima di venire qui mi hanno dato dei consigli e parlato molto bene del campionato italiano. Of course it's a big dream to play in Serie A. I think it's every footballer's dreams to play in Serie A. Of course, sarebbe un grande sogno per me giocare in Serie A, il sogno di tutti quanti, e spero un giorno di poterlo fare con il Lecce. To play in Serie A. Nelle ultime ore ha suscitato sdegno tra i tifosi biancazzurri la diffusione social di un vecchio video del giovane prospetto della Juventus, Nicolò Fagioli, con parole di offese verso i pescaresi pronunciate a mo' di ritornello di una canzone da discoteca. Video che lo stesso calciatore ha rimosso con tanto di scuse ai tifosi biancazzurri, sempre sui propri canali social.